bambini e ragazzi. Oggi siamo al Venerdì Santo. In questa giornata facciamo memoria, in particolare, del grande sacrificio che Gesù ha vissuto per ciascuno di noi, la sua passione e la sua morte sulla croce. Ieri sera abbiamo letto una parte della Passione secondo Matteo e il racconto si è fermato dopo l'ultima cena di Gesù con i suoi apostoli al rinnegamento di Pietro. Pietro aveva seguito Gesù dopo che Giuda lo aveva consegnato alle guardie nel pretorio e lì Pietro ha tradito per 3 volte Gesù dicendo di non conoscerlo, dicendo di non averlo mai incontrato. Ecco, poi il gallo ha cantato e Pietro si è ricordato di quella parola che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canterà 3 volte, per 3 volte tu mi rinnegherai. Ci siamo lasciati con il pianto di Pietro, con quel dolore grande che Pietro ha provato perché si è accorto di aver anche lui tradito in qualche modo il suo maestro. Oggi il Vangelo di Matteo continua. Gesù viene portato da Pilato, dialoga con quest'uomo potente che gli chiede: ti accusano di essere il re dei Giudei, lo sei veramente? E Gesù risponde: tu lo dici. La folla chiede di liberare Barabba piuttosto che Gesù. Pilato si è accorto che Gesù era un uomo buono, era innocente, ma la folla in qualche modo non capisce più niente, decide di condannare a morte Gesù. E allora anche Pilato si arrende e lo consegna. Gesù allora sale piano piano sul monte Calvario, sul Golgota, carico della croce. In questi venerdì di Quaresima abbiamo ripercorso questo cammino della croce e sappiamo bene tutti i personaggi che Gesù ha incontrato. Pensiamo alla Veronica, a sua madre Maria, al Cireneo. Gesù è anche caduto più volte perché quella croce era troppo pesante. Arrivato in cima al Golgota, poi Gesù è stato crocifisso e alle 3 del pomeriggio Gesù ha consegnato lo Spirito, è morto per noi sulla croce. È morto solo, tutti i suoi amici sono scappati, Maria e Giovanni e alcune donne erano tenuti a distanza. Accanto a lui c'erano però 2 ladroni, uno che non lo ha riconosciuto come il Figlio di Dio, mentre un altro, che noi diciamo essere il buon ladrone, ha capito che quell'uomo stava soffrendo ingiustamente. Ecco, oggi nella liturgia che celebreremo alle 3 del pomeriggio anche noi faremo memoria di tutto questo. E questo momento si concluderà con un gesto molto significativo, quando si dirà che Gesù muore per noi, suonerà la campana, tutta la chiesa verrà spogliata delle tovaglie, degli arredi, proprio per dire che in questo momento ci concentriamo davvero su ciò che è importante, sulla cosa più importante, che è Gesù sulla croce, che infatti verrà portata davanti all'altare proprio perché tutti, anche da casa, potremo pregare davanti al crocifisso. Non potremo venire in chiesa, questa celebrazione la seguiremo sempre via streaming, ma in qualche modo anche a noi è data la possibilità, seppur a distanza, di pregare davanti alla croce di Gesù. E pensiamo che in fondo anche nelle nostre case è presente un crocifisso. Vi dicevo già che mi commuove sempre pensare a come Gesù sulla croce tiene le braccia aperte. Pensiamo all'amore grande che Gesù ha per noi e uniamoci in questo giorno alla preghiera per tutto il mondo, per noi e in particolare per tutte le persone che stanno soffrendo. Voglio raccontarvi adesso una storia che parla di questo amore grande, lo stesso amore che Gesù ha avuto per noi sulla croce. Ecco questa storia che vi voglio raccontare. C'è un uomo che tiene appeso in un salotto nel posto d'onore uno strano oggetto.
Quando qualcuno gli chiede perché di quella stranezza, racconta così. Moltissimi anni fa, mio nonno mi accompagnò al parco. Era un gelido pomeriggio d'inverno. Il nonno mi seguiva e sorrideva, ma sentiva un peso. Il suo cuore era malato, già molto malandato. Volli andare verso lo stagno, era tutto ghiacciato. Dovrebbe essere magnifico poter pattinare, urlai. Vorrei provare a rotolarmi e scivolare sul ghiaccio almeno una volta. Il nonno era preoccupato. Nel momento in cui scesi sul ghiaccio, il nonno mi disse: «Stai attento, troppo tardi». Il ghiaccio non teneva e urlando caddi dentro. Tremando, il nonno spezzò un ramo e lo allungò verso di me. Mi attaccai e lui tirò con tutte le sue forze fino a estrarmi dal crepaccio di ghiaccio. Piangevo e tremavo, mi fecero bere un bagno caldo e il letto, ma per il nonno questo avvenimento fu troppo faticoso, troppo emozionante. Un violento attacco cardiaco lo portò via quella notte. Il nostro dolore fu enorme. Nei giorni seguenti, quando mi ristabilii completamente, corsi allo stagno e recuperai quel pezzo di legno. È con quello che il nonno aveva salvato la mia vita e perso la sua. Ora, fin tanto che vivrò, starà appeso su quella parete come segno del suo amore per me. Bambini, ragazzi, è per questo che in ciascuna delle nostre case, sono sicuro, è presente il crocifisso, quel pezzo di legno con Gesù sulla croce, che ci ricorda il grande amore che Lui ha avuto, ha dato e sta dando ancora oggi per ciascuno di noi con la sua vita. E allora fermiamoci davanti alla croce che abbiamo a casa, preghiamo seguendo la liturgia che verrà trasmessa dalla nostra Chiesa e viviamo così questa giornata. Concludiamo ascoltando questa preghiera. O Dio, che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza Gesù Cristo, nostro fratello e nostro Redentore, morto in croce per noi, donaci di accogliere gli insegnamenti della sua passione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.